Come periodico Il Galateo abbiamo ritenuto di partecipare all'organizzazione della presentazione del libro di Mimmo Martina, Il Cappello di Paglia, per due motivi. Il primo è quello della solidarietà, infatti gli incassi, gli eventuali incassi che si faranno saranno devoluti al Banco della Solidarietà di Galatano, e quindi è un evento nobile e degno di attenzione e di merito. Il secondo motivo è quello letterario, perché il libro Il Cappello di Paglia è un libro che è uno spaccato della vita delle nostre cittadine, della nostra gente, dei nostri paesi, racconta le nostre tradizioni, la nostra cultura, le nostre abitudini, e quindi è veramente un libro da leggere e da gustare appieno. Grazie. Sono felice di essere stasera qui a presentare insieme al collega Luigi De Giorgi con Il Galateo, quindi come rappresentante dell'associazione Verbulandia Art, l'autore Mimmo Martina, perché il suo libro è uno spaccato della nostra cittadina pugliese, perché Galatina, anche se i racconti da lui riportati si rifanno alla storia di Galatina, però sono molto simili anche al nostro paese. E quindi ricordare, ripresentare e far conoscere soprattutto ai giovani quello che è stato il nostro passato, le nostre tradizioni, usi e costumi, è una cosa fondamentale soprattutto per la crescita umana e anche perché sono un insegnamento a migliorarci e a fare sempre di più. Grazie per l'invito e grazie all'amministrazione, alla regina presidente De Verbulandia e al professor Luigi De Giorgi, che è stato colui che mi ha invitato e ha insistito perché si facesse questa presentazione del libro. Sì, questo è il terzo libro, quindi fa parte di una trilogia. È un percorso letterario iniziato circa 7 anni fa, un po' per caso è stata sviluppata un'idea, perché gli anziani un po' mi hanno raccontato le loro gesta della loro vita, e così mi sono talmente tanto appassionato, anche perché mi interessano gli usi, costumi e tradizioni della nostra terra, e un po' per caso ho iniziato questo percorso, quindi è nato il mio primo libro, Il sonno e cibo, e poi, come accade spesso, l'appetito viene mangiando, è iniziato il mio secondo libro, Storie salentine dal vissuto di un novantenne, e adesso siamo al terzo libro, che presenteremo per la seconda volta, perché già è stato presentato a Galatina presso da un'associazione Alice, anche perché poi il ricavato del libro viene devoluto appunto per beneficenza nell'interesse delle attività che sviluppano le associazioni Onlus di Galatone. Allora, Il Cappello di Paglia, questo libro che presentiamo questa sera, scritto da Mimmo Martina, è il terzo di una serie che racconta le storie di Nonno Cici, un soggetto che viene preso come riferimento e come strumento utilizzato per raccontare gli usi e costumi della nostra terra, ad iniziare dalla fine dell'Ottocento e sino ai fatidici anni 70, quando è scomparsa sostanzialmente una generazione che è quella che poi, attraverso le due guerre mondiali, ha ricostruito l'Italia, quell'Italia del dopoguerra dei poveri ma belli. Ovviamente il rischio è che le storie di quella gente che ha fatto grande questo paese vengano dimenticate, quegli usi, quei costumi, quelle tradizioni cadano nell'oblio. E allora il tentativo di Mimmo è stato quello, attraverso i racconti di un novantenne ormai sulla soglia della morte, di rievocare questo passato splendido, a volte tragico, a volte triste, raccontarlo, tramandarlo ai posteri, raccontando anche le piccole usanze di un tempo, i piccoli costumi, le relazioni semplici che vi erano tra la gente, le virtù
e le concezioni etiche che oggi purtroppo sembrano ormai superate e dimenticate. Ritornare a quei momenti di splendore anche morale di questo paese sembra opera utile per far sì che si riprenda anche in futuro da dove si è partiti. Un futuro in cui dobbiamo recuperare l'entusiasmo, la voglia di socialità, la voglia di solidarietà, la voglia di costruire un qualcosa di nuovo, un qualcosa di utile per tutti, un qualcosa in cui non ci sia più l'utilitarismo come momento dominante delle nostre scelte, ma l'utilità sociale. Forse questo può portare a riflettere. Questo ritornare al passato può portarci a riflettere anche sui problemi di oggi e quindi ad affrontarli in una chiave diversa, forse più semplice, forse anche più utile per tutti. Un libro che riprende sostanzialmente le nostre tradizioni, le nostre storielle che diciamo vissute negli anni trascorsi, con Mimmo Martina che di fatto si cimenta con questo libro dopo averne realizzati degli altri. Io devo ringraziare le associazioni il Galateo e Verbulandum Arte che di fatto hanno voluto prendersi carico di presentare questo libro, ma soprattutto dobbiamo ringraziare la presenza del procuratore aggiunto De Donno che onora questa serata per la presentazione appunto del libro. Io spero che Martina possa realizzare ancora qualche libro su questi argomenti perché lasciano una traccia indelebile su quella che è stata la nostra tradizione, su quelle che sono appunto i nostri ricordi che devono rimanere vivi in quanto rappresentano appunto per noi una traccia che deve rimanere appunto sempre ferma nella nostra coscienza.